Il principe della musica. Al Duomo di Cosenza le voci degli studenti nella terza giornata organistica italiana per un concerto dedicato a Bach. Allora. La musica di Johann Sebastian Bach si diffonde, sublime, attraverso le navate del Duomo di Cosenza. Ne raggiunge le volte, accarezza le vetrate. Sono le armonie potenti dell'organo della cattedrale, uno dei più preziosi del Mezzogiorno. Ma questo non è un concerto come gli altri, è un vero e proprio evento che si inserisce in un'iniziativa che ha soli 3 anni ed è già un grande successo, la Giornata Organistica Italiana. In tutte le regioni, in moltissime città, l'attenzione è tutta puntata sul principe della musica, l'organo. Si è scelto l'inizio di primavera, ma soprattutto si è scelto questo periodo perché il 21 marzo si è ricordato il 321° anniversario della nascita di Bach, e da allora è stata musica. Ma l'idea principale è quella di far conoscere questo strumento così complesso ai ragazzi e bambini delle scuole medie, farne comprendere il fascino. Io posso risponderle con la mia esperienza. Io da piccolo avevo una grande attrazione per l'organo a canne perché evocava in me delle immagini assolutamente fantastiche. L'organo, è vero, è forse uno strumento molto popolare, ma è capace di dare delle sensazioni veramente incredibili. Ricordiamoci che innanzitutto è una macchina molto complessa e dentro di essa sono raggruppati, possiamo dire, tanti strumenti musicali, tutti comandati dalla console. Si crea nell'organista anche una sensazione bella, anche di dominio, si potrebbe dire, una sorta di dominio musicale. E lo strumento degli strumenti, già con le sue forme e la sua mole, affascina e rapisce i bambini. È molto grande e ha una melodia bellissima, più della chitarra. E da questa esperienza ho imparato che anche dalla musica si possono trasmettere dei messaggi. Tu che messaggi hai avuto dalla musica dell'organo? Il messaggio che ho ricevuto è stato quello di che Gesù ci vuole sempre bene e anche nelle situazioni più difficili è sempre con noi. Ho imparato che l'organo è uno strumento bello, grande e dà un suono molto armonioso. A vederlo è una cosa magnifica l'organo, perché a parte il fatto della grandezza, ma anche il suono meraviglioso che trasmette è bellissimo. Vorresti imparare a suonarlo? Sì. Non ti fa un po' paura, è così grande? No, ho visto tante cose grandi. Ed infatti, per nulla intimoriti dalla sfida, i ragazzi hanno accompagnato il gigante della musica con i propri strumenti. Hanno fatto danzare le proprie voci sulle sonorità larghe e possenti. E l'organo della Cattedrale di Cosenza, un Mascioni 3 tastiere e 45 registri, il più grande a trasmissione meccanica del Sud Italia, ha talmente colpito i ragazzi che adesso hanno dedicato questi disegni. In essi le canne dell'organo appaiono quasi come denti di una bocca sorridente e lo strumento sembra un castello che si inserisce in un paesaggio di alberi, fiori, con un sole splendente e le note che danzano nei suoi raggi. L'esperimento è dunque riuscito, la scommessa è vinta. Per i ragazzi l'organo è diventato un nuovo amico.